A tutti. Prima che mi facciate qualunque domanda, metto le mani avanti. Sì, ho appena pianto. Oggi doveva essere, cioè, sarà comunque un giorno di preparativi perché io domani sera sarò a Roma. Ma Freya non verrà con me. Freya non verrà con me perché con molta probabilità è stata messa incinta da uno dei suoi figli. L'ho saputo stamattina che l'ho fatta portare dal veterinario in quanto io purtroppo non mi potevo spostare e partorirà ai primi di gennaio, quindi non viene con me. So a questo punto partoriranno tutte le manfrine sulla sterilizzazione. Non ho fatto questo video per parlare di sterilizzazione. Anzi, modererò i commenti e se qualche commento non mi piacerà, non verrà proprio pubblicato. Perché non mi interessa di fare visualizzazioni e se le farà è perché probabilmente vi interessa l'argomento, altrimenti non le farà. Non farò spam, non farò tag. Questo video serve per dire che ho bisogno di una piccola pausa. Utilizzerò questo viaggio a Roma per tentare di rimettere a posto la mia vita. Non voglio dire come scaramanzia, perché se poi va male ci rimango male. Quindi per il momento il canale è sospeso. Se io ritorno e vi porto un video, vuol dire che sono riuscito a trovare la soluzione migliore per me stesso e quindi sarò più tranquillo, avrò più voglia di portare avanti il canale. Quindi auguratemi che questo accada, perché io non voglio chiudere, non voglio assolutamente chiudere, ma ho bisogno di stare bene. Infatti questo canale non verrà cancellato e continuerò a guardare i vostri video nei limiti del possibile, considerando il fatto che appunto domani parto e una volta arrivato cercherò di accettare tutte le proposte che mi faranno per andare in giro della serie, che non voglio stare al computer come al solito, come quando sono a Grosseto. Vi prego di rispettare soprattutto la mia scelta di essere contro la sterilizzazione, perché purtroppo se non riuscirò a cambiare la mia vita, andare via, quando Freya avrà finito l'allattamento sarò costretto a praticarla e per me sarà un dolore. Quindi vi prego, confido nella vostra comprensione, però modererò lo stesso i commenti. Grazie, ciao.